È stato il primo austriaco ad entrare in Italia non appena sono state aperte le frontiere dopo il lockdown del 2020. Ha raccontato con gli occhi dello straniero l'Italia uscita dalla prima ondata di coronavirus. Il suo viaggio in Vespa dal Brennero a Lampedusa è diventato un film in lizza per diversi festival a partire da quello di Venezia. L'attore e regista Hermann Weisskopf è di casa a Verona e sul lago di Garda ed è uno degli austriaci che vivono la sfida di questa sera con grande serenità. Da austriaco che ama l'Italia, come vivi l'attesa della partita di questa sera? Molto serenamente, perché a me, non solo da sportivo, ma avendo un cuore grosso in Austria, ma uno anche in Italia, posso solo vincere alla fine, lo dico col cuore in mano. Auguro che i migliori vincano, chiaramente sulla carta questo sono gli italiani, partiamo certamente molto svantaggiati, non siamo una nazione ciclistica, però... come si dice in tedesco, da palli strunt, la palla è rotonda, può andare un po' ovunque, vediamo. I concittadini austriaci come vivono questa vicinanza anche con un allenatore che ha origini venete? Ma io penso che non lo sa tanta gente che alla fine che l'allenatore abbia queste origini, certo il nome lo fa un po' sospettare, ma sono contenti perché sono approdati agli ottavi, che per noi è già un grandissimo risultato, ma non solo, adesso abbiamo questa stupenda partita davanti a Londra, Wembley, allora meglio di così non poteva andare, poi vediamo.